Si ricorda che questa è solo una polemica di agosto con Andrea Di Napoli, con Geraldina Boni e con il libro Nient'altro che la verità. La cosa importante è salvare i sacerdoti dalla Chiesa anticonclave 2013, perché niente sacerdoti cattolici uguale niente sacramenti cattolici. Ce ne renderemo conto fra una decina d'anni. Io, qua in alto a destra, vi propongo i cenacoli Benedetto XVI, affinché diventino parrocchie Benedetto XVI. Ma c'è pure il sodalizio sacerdotale di Don Alessandro Minutella e anche quello che vi viene in mente a voi. Adesso, via con l'indagine! Ehi, scopriamone alcune. Agosto 2024, Mark Voice. Il significato di Ministerium della Declaratio, cercato al di fuori della Declaratio. Questa è la Declaratio di Benedetto XVI, questa paginetta sconosciuta ai più ancora dopo 12 anni. Qui Benedetto XVI ha utilizzato 3 volte la parola ministero ministerium. La seconda volta non ci interessa in questo video, perché è per la rinuncia. Ma la prima e la terza volta, Benedetto XVI ha utilizzato la parola ministero ministerium proprio per spiegare cosa sia, secondo lui, il ministero ministerium di un papa. La prima volta che ha utilizzato ministero lo ha spiegato in maniera tecnica. La terza volta che ha utilizzato la parola ministero lo ha spiegato in maniera discorsiva. Chi l'ha letta per bene, personalmente, anche solo in italiano, lo sa già. Ma dopo andremo a rivedere la spiegazione tecnica. Invece, questo è Andrea Di Napoli, che nel video sul canale Codice Runner, Munus e Ministerium, quando basta il vocabolario, afferma che lui, per comprendere la parola Ministerium della Declaratio, ha utilizzato il vocabolario di latino di Castiglioni Mariotti, in quanto questo vocabolario è per lui la Grundnorm. Grundnorm significa norma fondamentale. Ascoltiamolo dal video a titolo informativo, ai minuti 1 e 54 secondi e 16 e 40 secondi. Allora, il dizionario che io utilizzerò, che utilizzo, è questo qui, Castiglione Mariotti, il vocabolario della lingua latina, quarta edizione, Loescher Editori 2007. E abbiamo consultato il dizionario di lingua latina, senza chiamare in causa traduttori, latinisti, periti, esperti, perché questa è la Grundnorm, questa è la Grundnorm, cioè la legge fondamentale, la grammatica. Sulla grammatica si fonda anche il codice di diritto canonico, e sulla grammatica che si fonda anche il codice di diritto canonico, è la Grundnorm, la grammatica di ogni lingua. E la grammatica di ogni lingua è la medesima, sia se viene utilizzata in campo, in un settore ecclesiastico, in campo medico, scientifico, filosofico, speculativo, morale. Quello è il significato dei termini. Non possono essere manipolati, alterati, depotenziati, tanto più con una lingua confezionata come quella latina, che ci restituisce certezza terminologica. Bene, vi ringrazio e laudetur Jesus Christus. Da parte di Andrea Di Napoli, persona intellettualmente preparata a modo suo, io vedo una scelta ben precisa. Non ha voluto studiare la Declaratio da cima a fondo, come quasi tutti. Poi ha preso dalla Declaratio solo una parola, ministerium, e ne ha cercato il significato al di fuori della Declaratio, nonostante lì Benedetto XVI lo abbia spiegato 2 volte.
ha cercato il significato nel vocabolario di Castiglioni e Mariotti. E anche lì non ha studiato l'applicazione del vocabolario alla realtà. Perché esiste la differenza tra un monosufficio di ministerium, di servizio, e un monosufficio assoluto, di responsabilità, di comando. Per esempio, in campo militare, è la differenza tra un generale di campo, con funzione di ministerium, di esecuzione degli ordini, e il munus di generale capo di Stato Maggiore, il Papa, con funzione di comando assoluto. Ma sarà per un altro video o per l'aldilà. È perciò evidente che ad Andrea di Napoli gli importa niente della Declaratio e di Benedetto XVI. Per lui sono più importanti Luigi Castiglioni e Scevola Mariotti. Con questa sua fiducia nel loro vocabolario, ha preso questa informazione esterna alla Declaratio e ne ha fatto la propria interpretazione e della Declaratio e di Benedetto XVI e di Bergoglio. Poi, magari, Andrea di Napoli, quando si mette a discutere, per esempio, dei Promessi Sposi o della Divina Commedia, fa quello che avrebbe dovuto fare con la Declaratio. Per esempio, fa l'analisi del testo nel contesto, del testo ministero nel contesto della frase. Per esempio, fa l'indagine della vita di Dante Alighieri prima, durante e dopo la scrittura dell'opera. Per esempio, fa l'indagine sugli effetti che Dante Alighieri voleva ottenere con la Divina Commedia, eccetera. Ma con Benedetto XVI e la sua Declaratio, queste cose non le ha fatte. Amen. Anche Geraldina Boni, professoressa di diritto canonico, ha fatto la stessa cosa di Andrea di Napoli. Per rispondere alla domanda numero 2, ha preso la parola ministerium dalla Declaratio e ha detto che significherebbe tutt'altro da quanto Benedetto XVI ha spiegato due volte. Ha spiegato due volte. Secondo lei, il ministerium della Declaratio significherebbe quello che lei ha ricavato dai suoi studi del cardinale Peter Erdős, dai suoi studi del monsignor Juan Ignacio Arrieta e dai suoi studi del diritto divino. Insomma, Geraldina Boni, come Andrea di Napoli, è andata a cercare il significato di ministerium della Declaratio da tutte le parti, ad eccezione della Declaratio stessa, che è un documento della Chiesa, che è scritto da un sommo pontefice, non da un cardinale o da un monsignore, che è all'origine di tutto. Questa sembra irrazionalità, ma non lo è. Questa è la scelta personale di privilegiare la propria interpretazione della Declaratio di Benedetto XVI rispetto alla sua semplice lettura. Tra l'altro, un'interpretazione presentata, secondo me, in modo da confondere e intimorire il prossimo col principio di autorità. In quanto le tre fonti dei suoi studi, il cardinale, il monsignore e il diritto divino, le ha solamente nominate. Non ha riportato una riga del pensiero di questi. Le ha citate per impressionare. Un po'
come aveva fatto anche il libro Nient'altro che la verità. E visto che ci siamo, diamo un'occhiata anche a questo. Prima di Andrea Di Napoli e di Geraldina Boni, anche il famoso libro Nient'altro che la verità aveva seguito lo stesso metodo. Aveva preso la parola ministerium dalla declaratio e l'aveva portata, attenti bene, nel mondo dell'indagine psicologica su Benedetto XVI. Tranquilli, adesso lo dimostro. Anche qui per affermare con non poche acrobazie che ministerium sarebbe sinonimo di munus. Questo è il brano su munus e ministerium ricavato da una schermata video di un canale che ha acquistato l'ebook. Leggiamo cosa si sono inventati gli autori, ufficialmente Ganswein Gaeta. In realtà, Benedetto volle semplicemente comunicare in uno stile elegante la rinuncia utilizzando due sinonimi. Forse un papa canonista avrebbe utilizzato unicamente munus, ma Benedetto, essendo di formazione un teologo, mise anche in questo caso in campo la propria competenza. Discorso a parte, anche i consulenti del Vaticano che hanno scritto questa pagina hanno dovuto ammettere che in caso di rinuncia al papato si usa unicamente la parola munus. Un papa canonista avrebbe utilizzato unicamente munus, però non possono dirlo apertamente. Così, prima di tutto, hanno premesso il dubitativo forse. Forse un papa canonista, eccetera. Da cui il vero titolo di questo libro è Forse, nient'altro che la verità. Torniamo alla questione. Chi ha detto che Benedetto XVI mise in campo la propria competenza di teologo? C'è forse scritto Benedetto XVI ci ha detto che... Oppure, Benedetto XVI ci ha lasciato scritto che... O anche, abbiamo udito Benedetto XVI, mentre parlava con Tizio, dirgli che... No. Per cui lo ha detto la nostra, Ganswein Gaeta, analisi psicologica su Benedetto XVI. Munus e ministerium sarebbero stati per lui dei sinonimi perché non era un canonista ma un teologo. E per dimostrarlo, subito dopo, Ganswein Gaeta presentano pure il percorso mentale che Benedetto XVI avrebbe effettuato. Vi semplifico il testo. Se volete leggerlo interamente, fermate il video. Pronti? La parola munus era stata un'applicazione del Concilio Vaticano II con l'obiettivo di spiegare più precisamente il concetto dei triamunera di tutti i fedeli. Però il teologo Ratzinger non concordava coi padri della Chiesa, col catechismo del Concilio di Trento, perché la teologia classica era estranea al magistero conciliare. Come nel caso di Andrea Di Napoli e di Geraldina Boni, anche qui non c'è una singola riga della declaratio. Non è un assurdo, è una scelta. La scelta di far prevalere l'interpretazione sulla lettura. Secondo questa interpretazione, Benedetto XVI avrebbe iniziato la declaratio con la parola munus due volte e avrebbe terminato con la parola ministerium tre volte dopo questo giro di passaggi intermedi presenti nella sua testa di teologo. E va bene, ma lo ha forse detto
detto o scritto Benedetto XVI a qualcuno? Magari a Gaswein? No, non c'è questa dichiarazione nel libro. Allora chi lo dice? Lo dice la nostra, Gaswein Gaeta, psicoanalisi intellettuale su Benedetto XVI, che sarebbe stato unicamente teologo e per niente canonista. Allora, io capisco che il messaggio della fotografia di copertina è Gaswein ascolta quello che gli dice Benedetto XVI. Ma in questa pagina del libro, che tratta dell'argomento più importante della Chiesa negli ultimi 10 anni, è assente qualsiasi accenno a qualsiasi ascolto di qualcosa da Benedetto XVI. Non c'è. Qui sono Gaswein Gaeta a dire che Benedetto XVI avrebbe pensato questo e avrebbe pensato quest'altro. Perché, dicono sempre loro, forse un papa canonista avrebbe utilizzato unicamente munus, mentre lui ha utilizzato ministerium. Infatti, andiamo a vedere la conclusione di questo giro di paroloni sul perché prima munus e poi ministerium. Perciò ha privilegiato il concetto di ministerium, che invece era, secondo lui, la parola giusta e più forte nella tradizione teologica. Sostanzialmente, Gaswein Gaeta affermano che Benedetto XVI, a causa della sua formazione teologica, nella declaratio avrebbe canonisticamente sbagliato a scrivere la rinuncia, perché la sua intenzione era la rinuncia che dicono loro, Gaswein Gaeta. E chi non crede a Gaswein Gaeta dovrebbe prima dimostrarlo, esattamente come Geraldina Boni col cardinale X, il monsignore Y e il diritto divino, trattando dei triamunera, dei padri della Chiesa, del catechismo del Concilio di Trento, della teologia classica, del magistero conciliare e della tradizione teologica. Invece, tada! Io lo dimostro con la declaratio. Il ministerium nella declaratio significa quello che Benedetto XVI ha scritto nella declaratio. 2 volte. Andiamo a rileggerlo. Il significato di ministerium della declaratio, cercato nella declaratio. La declaratio, questa sconosciuta. L'unica accortezza di latino che occorre avere è che le prime 2 volte che incontrate la parola ministero nella traduzione vaticana in italiano le dovete sostituire con la parola ufficio, perché Benedetto XVI nell'originale in latino ha usato 2 volte la parola munus, ufficio, e 3 volte la parola ministero, ministerium. Tutto qui il latino che c'è da sapere. Non occorre conoscere la lingua latina. Tra parentesi, chiaramente i fedeli nostalgici «noi sappiamo che è solo colpa del concilio» spiegheranno la differenza tra l'originale latino e le traduzioni vaticane con la loro convinzione che Benedetto XVI, essendo un modernista e dirigendo il Vaticano certamente per filo e per segno e con pugno di ferro, dopo aver scritto la declaratio
con due munus e tre ministerium. Poi, nelle traduzioni, con le cinque volte di ministerium, avrebbe utilizzato un'ultima volta la tecnica modernista del dico e non dico, affinché i futuri modernisti potessero smantellare il papato. Loro diranno così: la versione tedesca è una antitraduzione, ma noi andiamo avanti. Ora, prima di leggere la declaratio, per capire il ministerium di un papa, secondo Benedetto XVI, cominciamo con due esempi banali. Se uno dice che per dirigere un partito politico è necessaria anche l'energia fisica, ma che attualmente l'energia è diminuita per svolgere questo impegno, cosa intenderà con la parola impegno? Oppure, se un nonno dice che per gestire i bambini occorre una vigile attenzione, ma che ormai la vigile attenzione è diminuita per praticare questa assistenza, a cosa si riferisce con assistenza? Per cui, se Benedetto XVI dice nella declaratio che per governare la Chiesa occorre il vigore, ma che il vigore è diminuito per esercitare questo servizio, cosa intenderà con la parola servizio? Esatto! Poi, chiaramente, Benedetto XVI è un papa, deve scrivere un documento della Chiesa Cattolica, per cui l'ha scritto in maniera burocratica e ha aggiunto anche l'argomento dell'influenza del frenetico mondo di oggi sulla vita della fede. E la frase risultante è la seguente: tuttavia, questo tuttavia si riferisce alla frase precedente, in cui ha spiegato tutte le attività dell'esercizio del munus, ma questo è il prossimo video. Nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore, sia del corpo sia dell'animo. Vigore che, negli ultimi mesi, in me, è diminuito, in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Dunque, secondo Benedetto XVI, il ministerium di un papa è il governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo. L'abbiamo capito. Fermi un attimo coi ragionamenti. Prima di tutto, rendiamoci conto che abbiamo appena letto per bene la declaratio. Abbiamo capito con certezza il pensiero di Benedetto XVI, perciò siamo più intelligenti di Andrea di Napoli, Geraldina Boni e di tutto il libro Nient'altro che la verità. Abbiamo appena letto il vocabolario di Benedetto XVI. Questa è la Grundnorm per un cattolico. A questo punto, capito con certezza assoluta cosa Benedetto XVI intende per ministerium del Papa, una persona può domandarsi: ma se Benedetto XVI ha rinunciato a governare la Chiesa, allora ha rinunciato al papato?
Ma se questa persona avesse letto prima le due frasette appena precedenti, questa domanda non gli sarebbe potuta venire in mente. Perché in quelle due frasette Benedetto XVI ha parlato due volte del munus, non col significato di possesso del munus, ma solo col significato di esercizio del munus, ossia le quattro attività del papato. Benedetto XVI ha sempre messo in discussione l'esercizio del munus, mai il possesso del munus. Lo rileggeremo nel prossimo video. Conclusione del video. Per Andrea di Napoli, la Grundnorm non è la Declaratio, ma il vocabolario Castiglioni-Mariotti. Allo stesso modo, la professoressa di diritto Boni non studia Benedetto XVI nella Declaratio, ma preferisce studiare il cardinale Peter Erdo, il monsignor Juan Ignacio Arrieta e la personale comprensione del diritto divino. Infine, anche Gaswein e Gaeta, nel loro libro, non aiutano a leggere il Ministerium della Declaratio, ma presentano la loro ricostruzione psicologica dei pensieri teologici di Benedetto XVI. La loro. Invece io vado sul sicuro. Io vado dietro a Benedetto XVI e Gesù mi dirà: bravo, servo buono e fedele. E poi entrerò a casa sua. Nel prossimo video vedremo il munus secondo la Declaratio e farò polemica con quei fedeli nostalgici: noi sappiamo che è solo colpa del Concilio, noi sappiamo che è solo colpa del trio Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI. Buona Declaratio a tutti!